Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione, all'approfondimento giornalistico. Tutto questo è Non solo Roma. Siamo in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre con i principali temi di cronaca, attualità, sport, eventi culturali che accompagnano la nostra capitale. Cerchiamo di tenervi compagnia nella prossima ora insieme qui fino alle 14. Nella giornata di ieri si è tenuta un'importante riunione che ha visto la partecipazione del comitato di quartiere Rione Testaccio e di diversi personaggi del mondo istituzionale romano. Il primo municipio ha incontrato alcune associazioni di cittadini per discutere di una proposta partecipativa per la riqualificazione della zona Monte dei Cocci. Parliamo di una collina artificiale di circa 36 metri di altezza, situata nel ventesimo rione. Si parla inoltre anche di un'altra questione, cioè della realizzazione di una ciclabile che dovrebbe collegare le stazioni di Piramide e di Trastevere, insomma un progetto molto ampio che promette di cambiare in un certo senso la facciata di questo rione. Parleremo di questo, parleremo anche di altri aspetti e lo facciamo insieme al presidente del comitato di quartiere Rione Testaccio, Marco Delle Fratte, che è nostro ospite qui oggi a Non solo Roma in collegamento video. Buongiorno Marco, ben trovato. Buongiorno a tutti, ben trovati. La ringrazio per la sua disponibilità nell'intervenire in questo spazio e le do immediatamente la parola così che lei potrà spiegarci bene i risultati di questa riunione che mi sembra abbia portato comunque dei frutti. Sì, beh, lei è stata esaustiva comunque anche nella sua brevità. Appunto, come diceva, c'è stato questo incontro ieri con le istituzioni del primo municipio, i quali hanno acquisito un progetto presentato da alcune associazioni del Rione che parla della riqualificazione soprattutto del Monte dei Cocci. È un processo partecipativo dal titolo Patto di collaborazione per il Monte dei Cocci e che parte appunto da una iniziativa popolare all'interno dei comitati, molti comitati che animano questo Rione. Dei professionisti del settore, quindi architetti, urbanisti, hanno stilato un progetto, hanno preparato un progetto presentandolo al municipio per proprio partendo appunto da chi vive nel rione e capisce, conosce le criticità per presentarlo come proposta al primo municipio. Ieri il primo municipio, presenti la presidente, il direttore, alcuni consiglieri, hanno acquisito questo progetto per portarlo adesso in consiglio e il primo passo sarà fare una delibera per formalizzare questa acquisizione da parte del municipio di questo progetto e poi la nomina di un responsabile al procedimento. Da qui si partirà, e speriamo il più breve tempo possibile, per esaminare insieme questo progetto, ripeto, preparato da alcuni professionisti che fanno parte delle associazioni del quartiere Rione Testaccio, del Rione, che insomma tentano di aiutare l'amministrazione al meglio per la riqualifica, soprattutto del Monte dei Cocci, che è una zona critica per il grande afflusso durante la sera di persone, ecco, per i locali. Sì. Esatto, posso chiederle perché è una zona così critica? Può spiegare soprattutto ai nostri telespettatori, magari c'è qualcuno che non conosce bene la zona. Dunque, la zona del Monte dei Cocci è appunto, a parte il Monte dei Cocci, per chi non lo sapesse, ma penso che ormai tutti lo sanno, era la discarica degli antichi romani, dove portavano le anfore, arrivavano al porto, rompevano le anfore che contenevano, soprattutto quelle che contenevano olio, perché poi si faceva rancido e perciò bisognava buttare le anfore, e le ammassavano in questo posto dove è diventato appunto il Monte dei Cocci. Quindi da qui il nome. Da qui il nome Monte dei Cocci. Noi vogliamo recuperarlo perché è un po' abbandonato, nel senso c'è poca illuminazione, c'è poco controllo, ci sono molti locali la sera e dei quali noi siamo contenti che ci sono, per carità, che però attraggono un numero di persone che poi dopo una certa ora dà un po' fastidio, per usare un eufemismo, ai residenti che insomma vivono
nel posto. Quindi, oltre al progetto, visto che abbiamo la possibilità di sfruttare un finanziamento che viene dal PNRR, la riqualificazione, oltre appunto urbanistica e strutturale, proprio architettonica, anche di sicurezza del posto. Tutto qua. Certo, e questo progetto, io non so se lei potrà magari svelarci qualche dettaglio. In cosa consiste? Riqualificazione, perché per riqualificazione si possono intendere tante cose. Voi che cosa avete in mente e cosa avete proposto, Beh, chiaramente? oddio, io non sono un tecnico, quindi non mi sento di Certo. entrare proprio nel merito del progetto. No, 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 C'è a grandi linee, ecco. a grandi linee, cioè comunque visto che intorno poi c'è anche dei progetti per la Città delle Arti, per l'Accademia delle Belle Arti, per il restauro delle mura, soprattutto anche per il Ponte di Ferro che noi sappiamo che è andato a fuoco un po' di tempo fa e quindi lo stanno risistemando. E all'interno di questa situazione volevamo anche collegare questi punti, ad esempio. Ci sono molti studenti che frequentano adesso l'università che si è stabilita all'interno del mattatoio e quindi collegare sia le stazioni, come ha detto lei all'inizio, le Con stazioni di una Piramide e ciclabile. di Trastevere con delle ciclabili che possono appunto aiutare gli studenti a usufruire dei servizi e i residenti di non trovarsi appunto invasi da automobili o da situazioni incontrollate. Quindi Posso il chiederle progetto. Sì. una cosa abbastanza peculiare in un certo senso di testaccio? Sì. Quando si pensa a testaccio, si pensa alla difficoltà nel trovare parcheggio. È davvero così? Lei ce lo può Sì, confermare? è davvero così, è davvero così. E soprattutto, come lei può ben immaginare, anche chi ci ascolta il sabato, essendo un posto molto vivo, il sabato sera è veramente per i residenti diventa davvero complicato. Noi come comitato adesso esco un attimo dal progetto. Noi Certo. come comitato stiamo valutando di presentare un altro progetto per ampliare un pochettino la ZTL in maniera di più respiro ai residenti, soprattutto nelle giornate di maggior afflusso. Ecco, la Il parcheggio è ZTL complicato. causa veramente tantissime polemiche, no? Specialmente nell'ultimo periodo, però mi sembra di capire che per il quartiere di Testaccio è un problema ancora più ampio, perché mi sembra che smetta di essere attiva dopo le 11 di sera. No, la ZTL inizia, non si può entrare nel quartiere dalle 11, Dalle dalle 11, 11 di sera. che un po' sembrerebbe un orario non troppo fastidioso, ma in realtà lo è, perché se ci sono persone che magari lavorano fino a tardi o banalmente vanno a mangiare una pizza con degli amici, è molto più difficile poi ancora di più trovare il parcheggio, immagino. Sì, infatti stiamo cercando di valutare, naturalmente valuteremo insieme a tecnici, la possibilità di fare una richiesta di cominciare un po' prima la ZTL, perché le Certo. 11 chi vuole andare a mangiare una pizza l'ha già finita. Certo, ultimissima questione prima di lasciarla andare, Marco, c'è un'altra forse emergenza che riguarda un po' tutta Roma, ma mi sembra di capire che anche a Testaccio è un pochino più forte, un pochino più sentita, quella purtroppo risaputa dei rifiuti. Com'è la situazione nel vostro rione? È un po' come in tutta Roma, non siamo diversi dal resto della città. Ultimamente a tratti va meglio, però secondo il mio piccolo modesto parere è proprio da ripensare tutta la filiera, ecco, perché non può essere che a tratti sì e molto spesso no. Adesso poi fra un mese ci sarà un afflusso maggiore, immagino, di rifiuti, quindi momentaneamente siamo abbastanza messi bene, però siamo messi bene nel senso che lottiamo sempre con il male, come quando siamo messi male, capito? Messi bene vuol dire che non ci sono le buste intorno ai cassonetti oggi. Ecco, Questo è. quindi Se mi permette, volevo certo. dire una cosa a chi ci ascolta. Ecco, noi siamo riusciti a fare questo progetto, grazie appunto, come dicevo, dei professionisti, e portarlo al primo municipio per cercare di lavorare insieme. Vorrei dire a chi ci ascolta che è possibile, i cittadini possono, grazie a un'azione popolare, portare le loro istanze
al municipio per poter collaborare. Quindi sforziamoci, facciamo il nostro, cerchiamo di unirci, di fare associazioni, comitati e tirar fuori idee da presentare all'amministrazione che non sempre può occuparsi di tutto. Assolutamente, certamente. Il prossimo passo, giusto per chiudere, quale sarà? Dunque, il prossimo passo, come dicevo, è la delibera che acquisisce formalmente questo progetto e poi la nomina di un responsabile che esaminerà insieme ai nostri professionisti tutto il progetto per poi, speriamo, nel più breve tempo possibile andare più avanti. Certo. Bene, io la ringrazio davvero di cuore, Marco. Allora, ovviamente noi attendiamo ulteriori risultati, ulteriori sviluppi in merito a questa vicenda. Insomma, è un Certo. progetto molto articolare, articolato, pensato veramente bene, che speriamo possa portare un po' di efficienza a questo quartiere bellissimo che però soffre per dei punti che vanno risolti. Davvero grazie, Marco. Grazie a voi tutti. Arrivederci. A presto. Bene, noi ci fermiamo per la nostra prima pausa. Restate qui ancora collegati con Non Solo Roma. Torniamo tra pochissimi istanti. Continuiamo ovviamente sempre a occuparci di informazione che riguarda la capitale e la nostra regione. Restate qua. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.